Toscana, non si fermano i contagi da Covid-19 e paura per la variante brasiliana, massa a rischio zona rossa. Settore bellezza e ristorazione, paura per un'altra possibile chiusura che potrebbe essere definitiva. Intensificati i controlli della questura in provincia, 3 denunciati per spaccio, furto e atti vandalici. Slitta per la seconda volta il voto per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Arriva il tutorial delle tessere EcoCard per i cassonetti della raccolta differenziata a Carrara. A tutti buonasera, avete sentito i titoli delle notizie principali di cui ci occuperemo in questa edizione, ma partiamo subito con il bollettino che riguarda i numeri relativi al contagio da Covid-19. Sono 1.163 i nuovi casi di positività nella giornata di oggi in Toscana e sono 370 i casi in più nell'azienda USL Toscana Nord-Ovest, di cui 49 nelle Apuane e nello specifico 16 a Carrara, 29 a Massa, 4 a Montignoso. In Lunigiana i casi sono 8 in più, 4 ad Aulla, 1 a Bagnone, 1 a Fosdinovo, 1 a Liccianardi, 1 a Villafranca e Lunigiana. Si registra inoltre un decesso di una donna di 80 anni nell'ambito territoriale di Massa Carrara. Sono 11.227 i vaccinati di ieri nell'ospedale delle Apuane, mentre in Lunigiana sono stati 3.749. Dunque non si arrestano, come avete sentito dai titoli, i contagi da Covid-19 in Toscana e aumentano anche i casi di variante brasiliana. Massa Carrara a rischio rosso. Ce ne parla in questo servizio Camilla Di Maria. Massa Carrara, a causa del continuo aumento del numero di casi da Covid-19, rischia la zona rossa insieme ad altre due province toscane, Lucca e Arezzo. Infatti in queste zone ci sono fra 200 e 250 contagi ogni 100.000 abitanti. Sulla base delle nostre valutazioni, però non ufficiali, spiega il presidente della regione Eugenio Giani, ci sentiamo di poter prevedere la zona arancione a livello regionale anche per la prossima settimana. Il responso ufficiale però ci sarà comunque venerdì. Per quanto riguarda le zone rosse provinciali e l'istituzione di nuove chiusure in aree con indici più elevati, il presidente avrà un nuovo incontro con i sindaci nella giornata di domani. Un altro problema da affrontare però, oltre all'elevato numero di contagi, è la presenza della variante brasiliana che, come spiega l'Istituto Superiore di Sanità, deve essere contrastata con le massime misure di mitigazione. A differenza della variante inglese, che non mostra resistenza all'effetto protettivo indotto dalla vaccinazione con tutti e 3 i vaccini oggi disponibili nel paese, la variante brasiliana può causare eventuali reinfezioni. Tra i dati in crescita in Toscana, inoltre, c'è anche quello dei ricoveri, in particolare quello dei posti letto in terapia intensiva, che sul totale dei 18.000 contagi in Toscana vede 1.163 persone ricoverate in ospedale e tra queste 174 in terapia intensiva. Si è svolta oggi la Commissione 1 Sanità, presieduta da Elisa Serponi, alla presenza del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, che ha aggiornato in materia di Covid e ha esposto il rischio che la regione non attivi alla Internazionale Marmi e Macchine un centro di vaccinazione. Per tale motivo il sindaco ha scritto al presidente della regione, Eugenio Giani, per sollecitare le procedure burocratiche necessarie all'attivazione del centro vaccinale proprio a Carrara Fiere. Chiusura di parrucchieri ed estetisti, questo è ciò che prevede il nuovo DPCM. Confesercenti non ci sta, sentiamo perché da Alice Spadoni. Il nuovo DPCM, che entrerà in vigore dal 6 marzo, ha previsto la chiusura di barbieri e parrucchieri nella zona rossa. Confesercenti Toscana Nord si è scagliata contro questa decisione del governo, in quanto questa sarà un durissimo colpo per la categoria che rappresenta. Un altro provvedimento restrittivo che andrà a colpire uno dei settori che ha subito maggiormente la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, con un calo del fatturato del 45%.
Confesercenti ha poi voluto spostare l'attenzione alla sicurezza dimostrata in questi ultimi mesi in questi centri, sia in termini di contingentamento delle persone, sia per l'utilizzo del materiale monouso, oltre che per le distanze rispettate. Con queste nuove chiusure molti imprenditori non ce la faranno a sopravvivere. È il grido di allarme che arriva da Claudio Del Sarto, coordinatore del sindacato Immagine e Benessere di Confesercenti Toscana Nord, dopo la lettura del provvedimento del governo Draghi che introduce nuovamente l'obbligo di chiusura nelle zone rosse. Una scelta che Del Sarto reputa incomprensibile, anche alla luce della sentenza del TAR del Lazio, che aveva annullato il DPCM del 14 gennaio nella parte in cui escludeva gli estetisti dai servizi alla persona erogabili in zona rossa, inserendoli di fatto nei fornitori dei servizi essenziali, ma adesso anche i centri estetici non potranno nuovamente operare. Confesercenti ha quindi richiesto di rivedere questa decisione prima dell'entrata in vigore del decreto definitivo. Chiede dunque al presidente Draghi di tener conto della responsabilità dimostrata sino ad oggi dal settore e dalla necessità dello stesso di lavorare con continuità. Inoltre ha voluto ricordare che costringere gli operatori del benessere ad abbassare la saracinesca darà ancora più campo libero agli abusivi, che operano non garantendo in alcun modo le norme anti-Covid. Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara, in seguito ad una serie di considerazioni, esprime la sua per quanto riguarda l'accoglienza di 500 tra imprenditori e dipendenti nelle piazze di Lucca, Massa e Viareggio, sempre nel rispetto delle regole anticontagio, e da cui è emersa paura e rabbia da parte di tutti i manifestanti e di cui chi ne ha le competenze ha il dovere di farsene interprete. Dunque Confcommercio ritiene che sia arrivato il momento di cambiare passo ad ogni livello. Le imprese sono allo stremo e senza aiuti immediati rischiano di subire ricadute devastanti per il tessuto sociale del nostro paese. E Coldiretti ha svolto un'indagine sul mondo della ristorazione e degli agriturismo durante la pandemia. Sentiamo. Oltre 4 consumatori su 10 considerano la riapertura dei ristoranti una priorità seconda solo alla ripartenza della scuola, ma l'attesa per le nuove misure restrittive rischia di fermare i programmi di viaggio di un italiano su 3 per vacanze, gite fuori porta o visita parenti e amici durante la ricorrenza prima dell'emergenza Covid. Sono 2 dei dati principali emersi dallo studio di Coldiretti sulle aspettative dei consumatori italiani in vista del nuovo DPCM, che avrà una percorrenza dal 6 marzo al 6 aprile, così come preannunciato dal Ministero della Salute. Francesca Ferrari, presidente di Coldiretti di Massa Carrara, ha dichiarato che lo slittamento delle nuove eventuali misure di chiusura, non più dalla domenica ma dal lunedì successivo, è un ottimo passo in avanti. Infatti adesso gli incassi del weekend valgono l'80% del fatturato settimanale. Inoltre la Ferrari ha tenuto a ricordare che i ristoranti, così come gli agriturismi, hanno da sempre adottato importanti misure di sicurezza, come il distanziamento dei posti a sedere, il numero strettamente limitato e controllabile di accessi, la registrazione dei nominativi di ogni singolo cliente ammesso. Sono 100 le strutture agrituristiche nella sola provincia di Massa Carrara. 2 su 3 sono concentrate a Lunigiana, dove il settore produce 30.000 presenze l'anno, che adesso stanno vivendo questa fase di incertezza con grande ansia. Il prossimo DPCM, come ha spiegato la Ferrari, avrà una ricaduta anche sul primo lungo weekend primaverile di festa, che rappresenta anche l'occasione per le gite fuori porta di Pasqua e Pasquetta. Un appuntamento importante che segna tradizionalmente l'inizio della stagione per molti agriturismi, che sono i luoghi anticontagio per antonomasia. Sostenere il turismo in campagna, conclude la Ferrari, significa evitare il pericoloso rischio di affollamenti nelle città. Essendo chiara per la città di Massa la necessità di avere un regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e centro città funzionale, comprensibile e applicabile, il sindaco di Massa Francesco Persiani è stato invitato dal gruppo consigliare del PD a ritirare il regolamento, sospendendone l'efficacia fino alla rivisitazione e aggiornamento dello stesso. L'aggiornamento dovrà passare tramite gli uffici e nella commissione consigliare competente, concertandolo con tutte le categorie economiche e i commercianti del centro cittadino. Continuano i controlli della questura di Massa Carrara per contrastare spaccio, furto e atti vandalici. Risultato: 3 denunciati. Sentiamo.
si aggirava in centro a Massa con una dose di cocaina in tasca quando ieri pomeriggio è stato fermato dalla polizia per un semplice controllo. Il giovane di 25 anni è stato immediatamente segnalato all'autorità amministrativa dopo essere stato identificato. Così prosegue l'attività di prevenzione voluta dal questore di Massa Carrara che sempre nella giornata di ieri ha portato alla denuncia per furto aggravato un uomo in un supermercato in zona stazione. Infatti nel pomeriggio la pattuglia della squadra volante ha denunciato per furto aggravato un cittadino di origini marocchine residente a Massa con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L'uomo di 62 anni è stato fermato all'uscita di un supermercato in zona stazione dopo che aveva sottratto della merce in vendita. Un'altra denuncia, questa volta a Marina di Carrara, è avvenuta nei confronti di un ragazzino di 15 anni. Durante il fine settimana il ragazzo, in giro con gli amici, si è fermato davanti a una fioriera all'esterno di un locale e l'ha scagliata a terra. Le telecamere del locale hanno ripreso tutto. Alla polizia, dunque, è bastato acquisire le immagini degli impianti privati e pubblici presenti nell'area per identificare l'autore di quel gesto. L'analisi ha permesso di individuare il ragazzo di 15 anni che senza alcun apparente motivo ha deciso di buttare a terra quella fioriera. Al termine delle attività investigative, il minore è stato deferito per il delitto di danneggiamento aggravato. Per quanto riguarda le elezioni provinciali, sono stati revocati nuovamente i comizi elettorali per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Il servizio. Sono stati nuovamente revocati i comizi elettorali per il rinnovo delle cariche nella provincia di Massa Carrara. Infatti il presidente della provincia Gianni Lorenzetti, con un proprio decreto emanato oggi, ha provveduto a revocare i comizi elettorali convocati per il prossimo 28 marzo per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Il motivo è l'entrata in vigore a partire da ieri della legge 21, che ha convertito il decreto milleproroghe, nel quale sono contenuti nuovi termini per la convocazione dei comizi elettorali. Nel caso della nostra provincia, 60 giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno attuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021. La procedura per il rinnovo delle cariche di Palazzo Ducale si interrompe quindi per la seconda volta, a distanza di 3 mesi e 5 giorni dalla scadenza della presentazione delle candidature, che era già prevista per l'8 marzo. Era già successo a novembre 2020, con le elezioni già fissate per il 13 dicembre e revocata a causa dell'epidemia da Covid-19. Nel frattempo, come previsto dalla nuova normativa, fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli attualmente in carica. Si tratta di elezioni di secondo livello, in cui il corpo elettorale è formato dai sindaci e dai consiglieri dei 17 comuni che formano la nostra provincia. Possono essere candidati alla presidenza della provincia e sindaci, mentre possono candidarsi alla carica di consigliere provinciale sia i sindaci che i consiglieri comunali. Gabriele Bianchi, dopo aver terminato a ottobre il suo impegno come consigliere regionale eletto come Movimento 5 Stelle, ha deciso di passare a sostenere Italia Viva. Bianchi ha dichiarato che in Italia Viva ha trovato il coraggio di difendere le proprie azioni e le proprie idee e una grande capacità politica. E tra le nuove nomine all'interno della Lega provinciale ci sono anche quelle delle riconferme, come quella di Filippo Frugoli, consigliere comunale della Lega a Massa, che proseguirà nel suo ruolo di coordinatore provinciale della Lega Giovani. La riconferma arriva direttamente dal coordinamento regionale e il suo coordinatore Federico Bussolin, in accordo con il nuovo referente provinciale per la Lega Nicola Pieruccini. Inoltre Frugoli anticipa le nuove attività della Lega Giovani in provincia, esprimendo la sua volontà di proseguire nel partito nel percorso di politica sociale intrapreso 2 anni fa, sottolineando che le famiglie della provincia sono state duramente colpite dalla crisi dovuta alla pandemia e le ragazze e i ragazzi del Carroccio hanno la voglia di mettersi a disposizione delle famiglie ed è per questo che provvederà affinché si possano avviare raccolte alimentari, di vestiario, di materiale scolastico da distribuire proprio alle famiglie in difficoltà.
e la Lega di Massa ha espresso soddisfazione per l'approvazione in commissione paesaggistica del progetto di rimozione dei rifiuti e di successiva modellazione dell'arenile nella spiaggia antistante la Colonia Torino. Il partito ha evidenziato che Massa da molto tempo si porta dietro questo problema, sottraendo l'area alla naturale vocazione turistica che avrebbe potuto avere. Adesso l'iter potrà proseguire con l'avvio della conferenza dei servizi, che si concluderà con l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori. C'è la pubblicità, poi parleremo della Eco Card a Carrara. A tra poco. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. Della vita avremo cura dell'ultimo viaggio con esperienza, dignità e rispetto. Onoranze funebri salvatori 340 188 6511. Che parliamo delle Eco Card. Si è aperta questa mattina la campagna di distribuzione delle tessere per l'accesso ai cassonetti intelligenti per i residenti di Carrara Centro, dove è in corso la rivoluzione della raccolta. Il primo a ricevere simbolicamente la Eco Card, indispensabile per l'apertura dei nuovi cassonetti, è stato il sindaco Francesco De Pasquale, residente del centro e dunque uno dei circa 9.000 utenti interessato al nuovo sistema di raccolta. La distribuzione avverrà presso l'Info Point di San Martino a chiamata, secondo le indicazioni che ciascun utente ha ricevuto attraverso la lettera di convocazione, e proseguirà fino al prossimo 16 marzo.
Il personale di Nausica S.P.A., oltre a consegnare le EcoCard, impartirà anche indicazioni e suggerimenti per una buona raccolta. Per ricevere un aiuto per una corretta differenziata, i cittadini di tutto il territorio comunale potranno scaricare gratuitamente sul cellulare l'applicazione di Juncker, che permette di sapere, inquadrando il codice a barre di un prodotto, in quale frazione conferirlo, oppure potranno consultare la guida alla raccolta differenziata sul sito nausicacarrara.it alla pagina dedicata all'igiene urbana. E dunque sull'argomento vediamo insieme come utilizzare le tessere EcoCard per questi cassonetti intelligenti che sono in arrivo a Carrara, in centro città. È morto il professor Giancarlo Paoletti, uomo di grande spessore culturale, una figura cara alla città di Carrara per i molti contributi scientifici che ha donato alla cittadinanza come opere e scritti. Aveva 89 anni e da diverso tempo si era ritirato dalla vita pubblica per importanti problemi di salute. A fare le condoglianze alla famiglia e alla comunità di Sant'Andrea, anche il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, a nome di tutta l'amministrazione comunale. Anche la redazione di Antenna 3 si unisce al cordoglio alla famiglia. È stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di lunedì 8 marzo, indetto dai sindacati e indirizzato a tutti i dipendenti dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest, del comparto e della dirigenza, tutti i profili. Lo sciopero è indetto dall'inizio del primo turno alla fine dell'ultimo turno della stessa giornata. Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della sanità. E per quanto riguarda le attività connesse all'assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili. È stata inaugurata oggi all'ex ospedale civico di Carrara la poltrona ginecologica di ultima generazione, donata dall'associazione Diversamente Splendidi Onlus. La poltrona è destinata agli ambulatori di ostetricia, ginecologia e riabilitazione del pavimento pelvico. Infatti è uno strumento di comfort e sicurezza perché permette in modo agevole un giusto posizionamento, tenuto conto che l'età media delle donne che afferiscono all'ambulatorio è piuttosto elevata. Tendoni rossi, palcoscenico, sipario e un soffitto completamente affrescato.
la rubrica del mercoledì ci traghetta in Argentina per conoscere una delle librerie più belle del mondo, davvero maestosa. Ce ne parla Ilaria Borghini. Mettete insieme libri, teatro e atmosfera magica ed ecco che nasce una delle librerie più belle del mondo. A Buenos Aires, all'interno del maestoso teatro Gran Splendid, si trova la libreria El Ateneo Gran Splendid. Costruito dal pioniere dell'industria fonografica e cinematografica argentina Max Glassman, l'edificio fu inaugurato nel 1919 con una capienza di 1050 posti a sedere. Nei suoi giorni di gloria fu sede di una gran varietà di spettacoli, dalle opere teatrali al tango. Alla fine degli anni 20 fu convertito in cinema, ma per tutto il XX secolo rimase un punto di riferimento culturale nella capitale argentina e a fine anni 90 fu trasformato in libreria. Oggi rende omaggio al suo passato con il palcoscenico, i tendoni rossi, il sipario e le balconate ancora al loro posto, oltre al bellissimo soffitto con gli affreschi completamente restaurati. Dietro le quinte, poi, c'è un accogliente caffè letterario e uno spazio tranquillo dove sedersi e leggere scegliendo tra i circa 120.000 libri ospitati dalla libreria, sorseggiando un gustoso caffè. Un vero e proprio paradiso per i lettori di tutto il mondo e anche per chi è appassionato di luoghi storici. Uno scrigno di cultura, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Appuntamento al prossimo mercoledì con una nuova tappa della rubrica del mercoledì. Davvero bella questa libreria, mi sarei fermata lì. Sono stati donati 1500 sacchetti di benvenuto all'ospedale Apuane grazie al progetto Nutrire gli inizi, buone pratiche per una sana cultura dell'infanzia. Un'iniziativa rivolta ai neonati e alle loro mamme. A comporre il sacchetto del benvenuto troviamo il libro Guarda che faccia, realizzato su iniziativa di alcuni pediatri e bibliotecari all'interno progetto Nati per leggere. Questo dono è stato ideato con l'intento di favorire la lettura ad alta voce dei genitori fin dai primi mesi di vita del bambino e al contempo sviluppare un legame tra bambini, famiglie e le biblioteche del territorio che apriranno nei prossimi mesi degli spazi letture dedicati proprio alla fascia 0-6 mesi. Dunque vediamo insieme il tempo che farà domani il nostro bollettino meteorologico. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per giovedì 4 marzo. Cielo da sereno, poco nuvoloso, temperature stazionarie, venti deboli, mare quasi calmo. Venerdì 5, nuvolosità variabile su tutto il territorio, temperature stazionarie, venti moderati, mare quasi calmo. Nei giorni successivi, tempo variabile, temperature in calo, venti moderati e mare mosso. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Non ci sono altre notizie per questa sera, grazie per aver scelto la nostra informazione, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento domani. Arrivederci.